sogni ricco e fortunato, chi vorrebbe essere mai nato? Io però, io vado liscio. Chi non ha problemi veri, chi ha mangiato solo ieri, ma si sa, questa è la vita. C'è chi alle donne piace sempre, piacerà, ragion per cui, beato lui. Non è il mio caso e mai credo lo sarà, ma prima o dopo qualche cosa mi accadrà. Vado liscio, vado liscio, ogni volta cado dentro un precipizio. Vado liscio, vado liscio, se la prendo e nei denti o di striscio, e mi devo accontentare, basta quello che il convento può passare. E se tiro non riesco mai a far centro, vado liscio e conto fino a 100. Ed eccoci qua, cari amici telespettatori, la buona giornata a tutti voi, anche quest'oggi come tutti i giovedì in diretta. Quest'oggi scenografia diversa perché siamo a casa di qualcun altro, come si dice. Ve l'avevamo annunciato, Emilio e Nadia, nostri cari amici, tra l'altro sono dei grandi ballerini, quindi quest'oggi Vado a Liscio si trova veramente a casa vostra. Allora, vedete i numeri di telefono anche per comunicare con noi, per salutarci, per farci gli auguri di buon anno, perché quest'oggi è una giornata particolare, lo ricordo, mancano solo 3 giorni alla fine di questo 2017. Io vorrei andare a sentire da Emilio, poi, perché quest'oggi poi si cucinerà anche. Buongiorno Emilio, vieni qua, vieni qua. Buongiorno. Caro mio, guarda, abbiamo alle spalle una bella cucina, c'è Nadia già che sta preparando i suoi manicaretti, dopo l'andiamo a trovare. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, ecco, devi tenere il microfono, adesso io l'appoggio che così te lo tengo io. Emilio da Castelnuovo Monti, in provincia di Reggio Emilia. Sì. Però insomma sei diventato quasi un reggiano. Sei diventato reggiano, anche un po' pianorino sono diventato. Anche un po' pianorino. Allora, io vedo che c'è già una telefonata, non so da dove viene, però noi siamo in diretta, come ben sapete, quindi andiamo a sentire subito. Pronto? Buongiorno, con chi parliamo? Pronto, parla pure, chi sei? Io vedo che c'è. Sì, parla, mi devi sentire il telefono, se no mi senti è finita. Come stai? Buongiorno. Pronto. Sì. E che si sente? Con chi parliamo? Buongiorno. Niente, non ci vuole sentire, allora che cosa dobbiamo fare noi? Mi senti? Buongiorno. No, non ci sente, magari è un operatore di qualche... Vabbè, ritorniamo dal nostro Emilio in cucina. No, adesso poi di spalle, è vero. Nadia, cosa stai facendo? Aspetta che arriviamo lì, se no non ti sentiamo. Vieni, seguimi. Arrivo. Nadia, cosa stai facendo? Stai pelando delle mele? Le mele, sì. Le mele, perché oggi... Vedo, hai già preparato delle cose incredibili. Allora, è una torta di mele quella che stai facendo? È un roulé di mele. Un roulé di mele, perfetto. Il telefono continua a squillare. Io vi prego, abbiamo piacere. Emilio, la conosci, e poi volevo una carissima persona, grazie mille, auguri anche a te. Ciao tesoro. Cosa, io volevo fare tanti auguri, sì, a parte tutte le persone che ci conoscono, sì, ma a tutto il mondo intero, di un anno sereno, pieno di salute e di pace. Antonia, è l'augurio più bello che tu potevi farci, perché insomma, parliamoci chiaro, il 2017 è stato un anno dispari per molti, so. Poi il 17 infatti, è stato dispari anche infatti, per te, è stato dispari anche infatti, per te. Guarda, io prego per tutti e veramente auguro tanta pace nei cuori, nel mondo e tanta serenità.
Grazie. Poi appena ci vediamo vi do un abbracciatone forte forte. Non è per caso, okay? Non è per caso che questa sera tu venga, visto che sei a Maranello, alla Villa dei Glicini, c'è Claudio Zanardo, Luca Calbucci. Magari, magari, io adesso convinca mio marito. Ma convinci tuo marito, guarda, Claudio Zanardo, okay, l'ultimo appuntamento dell'anno, poi ci riprenderà questa tarda. Ok, adesso faccio tutto il possibile. Ciao, ok, un abbracciatone, auguri Nadia. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Nadia, ti lascio ciao, magari ciao. Questo microfono, poi magari lo appoggi quando lo devi parlare, se devi parlare, perché noi siamo pieni di microfoni. Bella servizio. Ciao, ciao Antonia. Allora, Antonia ha già riattaccato, se volete salutare Emilio e Nadia, perché so che loro sono degli assidui frequentatori delle sale da ballo. È vero, dove andate di solito? Ma dove sono le orchestre romagnole? Dove sono le orchestre romagnole? E so che venite spesso anche in Romagna. Sì, adesso un po' meno, però abbiamo frequentato diversi locali. Ci piace, non vogliamo fare pubblicità, però insomma, ovviamente manchiamo un po', i nostri amici romagnoli ci seguono e spesso ci dicono, beh non venite più, adesso vedremo, quando le cose saranno migliori. Magari c'è qualche altro amico romagnolo che ti vuole salutare. Pronto, buongiorno. Buongiorno Fulvio, sono Arnaldo. Arnaldo Capelli, come stai Arnaldo? Arnaldo. Ma da male in peggio. No, cosa vuol dire da male in peggio? No, non dire così. Dopo anche perché Arnaldo, dai, tirati su, insomma, questo anno sta finendo, lo so che è stato un anno brutto e triste per te, ma insomma, tiriamoci su, dai. È vero? Ascoltami al telefono perché se no... Da male in peggio. No, come di male in peggio? Tu almeno stai bene, Arnaldo. Non hai visto l'Inter ieri sera? L'Inter. Ah, ecco, ho ecco capito, perché. Non mi ricordavo, caro Arnaldo, un bel gol al 104esimo, insomma, proprio in tempi supplementari, vero? Cioè quest'anno potevate vincere la Coppa Italia e fare la Coppa dei Campioni, potevate vincere qualcosa, quest'anno se va male anche con lo scudetto, gli interisti che cosa vincono? Niente. È vero, Arnaldo? Sì. Vabbè, Arnaldo, noi ti facciamo tanti auguri anche auguri, Emilio. Arnaldo. Anche te. Dopo, se mi mandate una canzone della Roberta... Guarda, te la mando subito, una bella canzone della Roberta, perché so che il nostro Emilio, a nostro Emilio piace anche il... Possibilmente Argentina. No, Arnaldo, noi oggi, sai, siamo in esterno, non è che abbiamo tutto l'archivio, abbiamo bell'aria di casa mia, ti va bene lo stesso? Va benissimo. Aria di casa mia, un bel pezzo, è vero? Bello, bellissimo. Arnaldo, ti salutiamo, buona giornata, ciao. Grazie della tua ciao. Telefonata. Anche i tuoi ospiti, tutti e due. Grazie, ciao. Grazie, ciao Arnaldo, cioè, buone cose. Ospiti, però, devo dire la verità, oggi siamo noi che siamo ospiti a casa vostra, eh? È vero? È così che gira, perché siamo a casa in diretta di Emilio e Nadia, ci troviamo a Reggio Emilia, anche se il nostro Emilio spesso è a Castelnuovo Monte, in provincia nelle montagne di Reggio Emilia, però Nadia oggi ci ha ospitato a casa sua, è vero? Quindi siccome tu so che sei una bravissima cuoca, fai delle cose spettacolari, perché di provenienza moldava, devo dire. Cioè, questo è il numero suo, quindi so chi è la Lorettina. La vuoi salutare? La Lorettina, buongiorno! Buongiorno! Proprio stamattina non si vede niente. Come non si vede niente? Guarda, sembrate l'albero di Natale. Va e viene. Ma non lo so, guarda... Noi qua in Romagna ci hanno chiamato. Non so cosa sia successo. Non lo so cosa sia successo, ma ci hanno appena chiamato a Maranello e si vede benissimo, non so, forse l'acqua. Invece so. qua la crocetta di Modena non si vede poco e niente. Mi dispiace, però siamo a casa. Mi dispiace anche a me. Comunque, voglio salutare quelle due belle persone lì che sono brave e belle. È vero. Guarda, tanti auguroni di buona fine e un miglior principio. Grazie Lorettina, ciao a tutti. Ci vediamo alla prossima. Guarderò
guarderà quello che c'è da guardare. Ma quando si abita nel condominio, ciao, a volte succede così. Ciao Lorettina. Modena Est ci siete spesso, giusto? Sì, è vero. Andiamo. Tra l'altro qui c'è un ultimo dell'anno che voglio ricordare in compagnia di Mario Gazzapasi e Gigi Bondioli. Ecco, quindi no, così ne approfittiamo prima di mandare la pubblicità per ricordare quello che succede. Vabbè, in diretta da casa di Emilio e Nadia, fra un po' andremo anche in cucina, però dedicata a te che sei e a tua, alla Nadia che siete dei grandi amanti della musica romagnola, questo bel pezzo di Roberta Cappelletti che porta il titolo di Aria di casa mia, un vecchio successo dell'orchestra borghese, poi un video girato in una località splendida, non so se l'hai visto, adesso non mi ricordo come si chiama, però siamo nel Lazio, ai confini con un posto bellissimo, quindi dedicato questo video, un bel prodotto edizione Novalis, dedicato a tutti voi, Aria di casa mia, Roberta Cappelletti, per il nostro caro amico anche Arnaldo Cappelli, a tra poco. Aria di casa mia. Nostalgia nel mio cuore, profumo di viole, mandorli e prati in fiore, quando lasciai città non senti canti di usignoli intorno a te, verde stagione senza colore, come la vita senza l'amor, aria di casa mia, nostalgia nel mio cuore. Nuovo è tutto in fiore, come mi batte il cuore, ritorno a casa mia, rivedo gli amici miei, ritrovo la mia gente, ritrovo il mio folklore. Questa era Aria di casa mia dalla bella voce, adesso noi togliamo un po' l'audio, vedete col telecomando così, vedi, sembriamo i pistoleri che abbassano il volume perché noi stavamo ascoltando a grande volume questa Aria di casa mia di Roberta Cappelletti. Orbene, noi stiamo aspettando la cuoca, allora sai che cosa facciamo? Dove è andata la cuoca? È sparita, perché ci deve spiegare che cosa. Allora, Nadia, adesso ti prepari, fra un attimo vengo da te, prima però sentiamo questa telefonata, vengo da te, mi spieghi cosa hai preparato, perché già sul tavolo abbiamo tantissime cose. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Pronto? Non mi sente più? Dove è andata a finire? Si ascolta la televisione, questo è il grande dramma. Pronto, buongiorno? Buongiorno, con chi parliamo? Non c'è più, ha già riattaccato. Pronto, pronto? Non c'è. Pronto, mi senti? Ah, adesso sì, ti sento. La Giuseppina, la conosci? Attenzione. Mi senti? Sì, certo che ti sento, Giuseppina, dimmi pure.
No, mi chiamo Loretta. Loretta, allora vedi, non è la Giuseppina, ci siamo sbagliati. La Loretta Ragni. No, non mi conoscete. Ciao Loretta, comunque, buongiorno. Volevo solo dire che il video della Roberta è girato a Civita di Bagnoregio. Sì, Civita di Bagnoregio, io non mi ricordo mai il nome, me l'hanno già detto mille volte, ma non mi entra in testa. È abbastanza difficile. No, Civita comunque, di Bagnoregio. Volevo fare gli auguri di buon anno a tutti voi. Sei molto... e agli ascoltatori. Loretta, da dove ci chiami? Qui da Reggio Emilia. Da Reggio Emilia, perfetto, Loretta. Allora, magari Nadia ed Emilio li conosci, visto che anche loro sono... Sì, li vedo sempre a ballare. Vabbè, ci vanno tante volte. Perfetto, Loretta, mi fa molto piacere. Ti auguro una buona giornata e un buon anno. Grazie altrettanto. Ciao, Loretta. Ciao. Civita di Bagnoregio, non mi ricordo mai. Ci facciamo un attimo di pubblicità, poi andiamo... senza perdere altro tempo a trovare la nostra Nadia che è indaffaratissima. Poi intanto Dino, fammi sta cortesia, prima di mandare la pubblicità inquadrami già quello che c'è sul tavolo, perché è una roba incredibile. Questi sono piatti che poi andremo a spiegare dopo, lo spieghiamo dopo, mandiamo la pubblicità, dopo ci spieghi questi piatti che hai già preparato, che sono bellissimi veramente. La nostra Nadia ha uno stile e un'arte che è meraviglioso. Questi sono i piatti che poi andremo ad assaggiare. Nadia ci spiegherà come li ha preparati. Credo che siano anche degli ottimi piatti da presentare per un cenone di fine anno. Cosa dici, Emilio? Certamente. Certo... Già l'occhio vuole la sua parte, ma dopo c'è anche, diciamo, la prelibatezza, diciamo, di questi elementi. Ti sta suonando il telefono, magari ti chiama. Vabbè, andiamo con la pubblicità, che così non prendiamo tempo. Pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta da casa di Emilio e di Nadia, più che di Nadia, più che di Emilio. Abbiamo il telefono, mentre inquadriamo questi bei piatti, Giuseppina da Riccione. Tu l'hai chiamata e lei è arrivata. Giuseppina, come stai? Sono qua, bene. Tutto a posto? Benissimo. Che tempo fa Riccione stamattina? Oggi è un po' bruttino. Ah, anche qua piove, cielo grigio. Un po' grigio, proprio presente il mare d'inverno. È come un film bianco e nero visto alla TV, come diceva Ruggeri, esatto. È allora, proprio bianco e nero oggi. Volevi salutare perché ho saputo che questi amici che ci ospitano vengono a casa tua, infatti, spesso. Sì, infatti li aspetto tutti i giorni. Emilio. Sì, infatti l'invito ho denominato l'hotel Piccheri, mi fa sempre piacere quando vengono, guarda. Allora Nadia, vuoi fare un saluto anche tu a Giuseppina, mentre sei qua indaffarata a fare mille cose, sì, che dopo andremo a vedere. Speso, Giuseppina ti ha una spesa di tegami, bene. Con i tegami, esatto. Ciao Giuseppina, un bacione. Ciao Nadia. Informa, Club della Roberta. Ciao Giuseppina. Ciao, ciao. Allora ciao, Nadia, ciao. Vediamo un po' che cosa hai preparato quest'oggi. Ci descrivi un po' questi piatti, perché insomma mi sembra che siano veramente ad un livello incredibile, è vero? Da dove cominciamo? Ma io cos'è, la tua suoneria? Sì. Tua suoneria, la suoneria di mia. Da dove cominciamo? Cominciamo, dimmi pure. Io volevo dire che noi per Capodanno... speriamo perché non avesse mai sentito, perché qua siamo una rete diversa rispetto a dove tu hai cominciato, quindi dalla Moldavia, giusto? Dalla Moldavia, sì. Da Moldavia. Anche Moldavia, Russia, perché da noi il Capodanno si festeggia molto. Una sera. Poi si va fuori, si va a salutare gli amici dopo mezzanotte, fino a mezzanotte si sta a casa in compagnia, si mangia, si... poi dopo mezzanotte si può andare anche dei amici vicini di casa a festeggiare il nuovo anno insieme. Sì. Qualcuno anche fino a mattina. Poi noi facciamo dei piatti più freddi, perché sei così nutribili per fare tante cose, stare sempre alla cucina, fare... sei più libero in quella sera, perché anche se mettono delle maschere
Come da voi fanno il carnevale, da noi si fa il capodanno. Ma pensa te, deve fare il carnevale. Allora, c'è un'altra telefonata che andiamo a sentire, questo dato viene da Reggio Emilia. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Pronto, sono Ileana, volevo salutare la Nadia. Ciao carissima, un bacione. Ci sono un sacco d'amici che mi stanno guardando, penso un po'. Ileana da Reggio Emilia, ciao Ileana. Una cara ciao, persona. Ciao. Vuoi farci gli auguri? Noi li facciamo a te, eh? Sì, ascoltateci dal telefono perché la televisione ha un ritardo incredibile, quindi bisogna che ci ascoltate. Ileana, ci sei? Sì. Ecco, volevamo farti gli auguri di cuore. Grazie. Auguri Liliana, un bacione, sei una cara persona. Ciao Ileana, buona giornata. No, saluto. Ciao, ciao. No, ciao, devo dire, ciao. Devo dire, allora, stavamo facendo il discorso del... Dove si fanno delle maschere a Capodanno come per Carnevale. Si mescano, poi dopo mezzanotte si possono uscire con la fisarmonica, con cose andare per dai amici, così... Ci sei mai stato tu a un Capodanno in Moldavia? No. Mai? Mai, vabbè. Vogliamo questi ecco, isolati, allora. questi piatti freddi, così, guarda, questo è così con primo foglio dal calendario. Aspetta che lo giro, ecco, la prima è proprio una, sembra il primo quadratino del calendario. Il calendario che è primo gennaio. Primo gennaio 2018. Questa è un'usata strati e poi... Fatta con? Questa sopra è uovo giallo e bianco, poi con il peperone rosso ho fatto... Ti sei ritagliato la scritta gennaio col peperone rosso. Sotto già sono diverse ricette, sono tutte e tre, quattro sono diverse ricette. Va bene, allora ci sono un sacco di amici che vedo vi stanno chiamando, questo mi sembra che sia tu lo conosci Emilio Monchiari, perché io ho il numero di... Ciao Fulvio, buongiorno. Caro Emilio, come stai? Monchiari. Mitico Monchiari, come va? Buon anno a te famiglia. Ti ringrazio Emilio. Ti ringrazio. Auguri. Grazie. Auguri per la trasmissione. Grazie caro, siamo qua ciao, a casa Fulvio. Di Emilio e Nadia. Ciao. Sono due amici che ti ciao. Seguono. Ciao Emilio. Buona giornata ciao. E auguri. Anche Emilio ciao, Monchiari. Buon anno Monchiari, tante belle cose. Mi fa piacere sapere che è ancora vispo e allegro Mr. Monchiari. Questo è il primo piatto. Il secondo piatto invece che hai preparato? Un uccellino, penso un po'. La forma di uccellino. Beh, questo magari potrebbe sembrare una colomba, potrebbe essere più adatto a Pasqua, no? Sì, ma no. Io non la so come si traduce. Come sono le nostre tradizioni. Quindi in Moldavia si fanno questi uccellini. Allora, questo fatto con insalata di. Sotto è una insalata a strati. Con i gamberetti, con. No, questo è con i gamberetti, con. Ho fatto un Babbo Natale. Ah, questo lo vediamo dopo, dai. Continuiamo con questo. Allora, poi qua sopra ho decorato con pomodoro, olive e uovo. Perfetto. Questo invece è il Babbo Natale. Sì. Questo è il Babbo Natale, ho fatto un'insalata semplicissima con i gamberetti, mais, ova e un po' di riso. Il cappellino poi, invece cos'è? Il cappellino è fatto con barbabietola. Poi qua il baffio ho fatto con maionese, carota, olive, tutte le cose semplici che uno può fare la fantasia che vuole. Incredibile, qua veramente. Questa è una carota invece. Questa è una... Ha un gusto un po' particolare perché dentro c'è un'insalata con carne, sono delle prune secche, noci e un po' di patate. Un gusto un po' particolare, a gusti. Sono tutti diversi. Andremo a sentire anche qui. Queste invece sono delle tartine. Sono delle tartine che sono fatte questa con un tipo di pescioline affumicate. Poi queste sono fatte con il pomodoro e formaggio. Sono anche con il pesce affumicato. Poi fatto un fiorellino e così. Poi si fanno anche altre cose. Cioè, tipo anche questi pomodori, questi peperoni che sembrano veramente dei fiori, tura di fiori. Li puoi anche usare perché sono tutto mangiabile e si può usare anche come testimonio. Ah certo, però guarda, è un peccato mangiarli perché insomma vedendo la
spettacolo d'arte veramente incredibile, la nostra Nadia è una di queste. Quali sono le lavorazioni belle? Me sono semplice così. Beh, insomma, chiamale sempre. Adesso voglio sfidare voi che siete a casa, ditemi se voi siete in grado o avete la fantasia di preparare cose di questo tipo, perché siccome anche l'occhio, come si dice in questi casi, vuole la sua parte, è vero? A me farebbe molto, ma molto piacere, prima di sedermi a tavola, vedere delle cose che soddisfano anche l'occhio. Poi il palato è chiaro che viene di conseguenza. L'olfatto, insomma, mangiare, si usano veramente tutti i sensi a mangiare. Complimenti Nadia. Poi vedo che stai preparando delle altre cose. È molto semplice, si fa veloce e non contiene tanti grassi, perché chi vuole mantenere la linea può mangiare, perché ci sta qua solo lì. Si mantiene la linea, scusa, dopo che è passato Natale, Santo Stefano arriva l'ultimo dell'anno, qua bisogna veramente mettersi a dieta. Insomma, si mangia anche dopo, no? Sì, si mangia anche dopo, però bisogna... Cioè, il nostro problema è che mangiamo sempre troppo, non si direbbe di voi che siete... In questo roulé ci vanno pochi ingredienti, fanno le uova, farina, zucchero e le mele, basta. Dopo lo vediamo, mandiamo la pubblicità direttamente da Bologna adesso. Vado a vedere se c'è qualche messaggio, se voi avete voglia magari anche di chiamarci, fatelo pure per salutare Emilia e Nadia. No, abbiamo messaggi di segreteria telefonica e quindi noi, forse c'è un altro, controlliamo un attimo ancora, scusate, ma andiamo a vedere se c'è qualche WhatsApp. Ecco qua, buona serata da Enrico di Cattolica e tanti auguri. Grazie Enrico. Allora, sono le 12 in punto, noi adesso, come si dice in questi casi, abbiamo il primo break da parte della nostra regia di Bologna. Noi ci sentiamo fra 3 minuti 3 di nuovo in diretta. Lo ricordo, siamo in diretta quest'oggi, come tutti i giovedì lo facciamo, andiamo a casa dei nostri ascoltatori, andiamo a casa degli artisti, e se volete chiamarci per salutare Emilio, Nadia o fare gli auguri di buon anno, fatelo pure, ma fatelo dopo la pubblicità, perché adesso arriva 3 minuti 3 e siamo di nuovo con voi. Nuovo in diretta da casa Emilio, casa Nadia, insomma siamo nei giovedì che ci permettono di entrare nelle vostre case attraverso una casa di persone che potrebbero essere come voi. Chi abbiamo in linea? Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno. Chi è? Buongiorno, sono la Loredana, l'amica di Emilio e di Nadia. Voglio farvi gli auguri. Loredana. Allora, adesso arrivo, parla pure con Loredana. Loredana, da dove ci chiami? Da Montecavolo, Reggio Emilia. Montecavolo, Reggio Emilia. Ciao Loredana, cosa fai di bello in questo momento? Stai preparando da mangiare anche tu? Sì, sto preparando da mangiare anch'io. Però hai visto ciao Emilio! Ciao Loredana! Come va? La neve? No. Come va? Va bene, dai, vabbè, siamo qua. Beh, ti voglio fare tanti, tanti auguri di buon anno. Grazie. A te, alla voi. Nadia, a Fulvia. Anche a voi. E ci vedremo dopo l'Epifania. Va bene. Dopo l'Epifania? Beh, te lo dico io dove va Emilio. Ma dove c'è la Cappelletti? È un po' lontano l'ultimo dell'anno, ma in modo dov'è? Dov'è l'ultimo dell'anno? Dov'è? A Bubano. A Bubano, vabbè, non è lontanissimo. Dai, è vicinissimo, dai. Ci siamo visti anche a Gatteo con Emilio. Sì, è vero. È vero. Siete anche voi. Ascolta, c'è anche Dino lì, Valdesaliti. C'è anche lui, non manca. È l'operatore. È lui che lo so. Un abbraccio grande da me e anche da Cesare. Grazie, grazie, sempre un piacere. Volevi ciao, salutarla Fulvia, anche tu, ciao. La conosci anche tu Nadia, questa amica. Sì, la conosci? Ciao Loredana, auguri. Ciao Nadia, complimenti. Grazie, tante sei saluti. Una cuoca speciale. Grazie mille. Troppo brava, ciao. Ciao Loredana. Tanti, tanti auguroni. Ciao, ciao Loredana. Ciao. Ciao. Dai un abbraccio anche a Dino. Sì, glielo do sempre, un mito, un uomo, ciao. Un mito, un personaggio, ciao, ciao. Allora, chiudiamo questa telefonata, andiamo a vedere Dino, visto che è lui che ci segue, andiamo a vedere che cosa sta preparando Nadia a livello di... Queste sono le mele che tu prima... Tritato. Sono le mele pulite e tritate. Prima ho messo la carta a forno e l'ho unto con un po' d'olio, così perché dopo si stacca meglio la mele.
Adesso mettiamo le mele, mettiamo un po' di cannella a gusto, chi gli piace, a me piace tanto, io metto un po' di cannella. Qua cosa stiamo facendo per intenderci, una torta? Un roulé di mele. Un roulé di mele, perfetto. Tipo uno strudel, esatto. Io la cannella. Un pochettino di cannella. La chiamerò cannella. Poi qui sbattiamo 5 uova, un bicchiere di zucchero, poi quando sono sbattuti bene bene si aggiunge un bicchiere di farina, si mette tutto qui, si cuoce a 200 gradi per una ventina di minuti, anche di meno, dipende dal forno. Ecco, allora cominciamo, provvediamo, perché così vogliamo arrivare per tempo per la fine della trasmissione. Attacco questa piccolina perché questa fa troppo rumore. Beh, vabbè, ma dai, ma noi mandiamo un pezzo, cioè, questa piccolina che cos'è? Ecco, prova. Perché questa monta bene, solo che fa un rumore che dopo vi copri tutto. Ecco, allora, vediamo come si sbattono queste uova con questo frullatore. Tacchiamo la spina, se ci arriva sicuramente. Noi procediamo con la Nadia che sbatte 6 uova. Devo star lontano? Non sei perché sono piccoline, ma così vanno 5 uova. Però se sono piccole. 5 mele, un bicchiere di zucchero, uno di farina e a posto. Io ci tirerò fuori un altro, visto che ci va lo zucchero, con un poco di zucchero, vabbè, la cannella, lo zucchero, le uova sbattute, mele. Sbattiamo prima un po' le uova senza niente, così che prendono un po' di. Poi aggiungiamo un bicchiere di zucchero. Vediamo. È una cosa semplicissima che si può fare. D'accordo, io questo è un dolce più semplice ma è buonissimo, è veramente buono, mi piace anche con il tè la mattina fare colazione. Poi non ha dei grassi. Non ha grassi? No. Però ha zuccheri, ha zuccheri. Beh no, questo è, non è sicuramente cholesterol free. Allora lo zucchero non va male. No, no, per carità, se uno sta bene. Sì. Lo zucchero per il diabete, le uova per il colesterolo, quindi siccome noi siamo tutti afflitti da queste analisi del sangue che uno vuole fare sempre per capire come sta, è chiaro che se uno sta bene ne mangia finché vuole. Io che ho dei problemi di colesterolo, non di diabete, però lo mangio lo stesso, perché come si dice, Dino, è inutile vivere da malati per morire da sani, e questa è la cosa che si dice, è vero. Una sola volta. Esatto, si vive una sola volta, hai ragione. E noi che bene o male siamo già tutti, adesso non so tu Nadia, ma io, Dino ed Emilio, siamo già nella fase discendente, abbiamo già salito la montagna e la stiamo scendendo. Ma ci pensate, io lo dico sempre, 2018, ma ci pensi quando eravamo nell'80, no, il 2000 come sarà? Vengo da te, raccontami un po', caro Emilio, cosa pensavi quando eri piccolo del 2000? Adesso addirittura stiamo arrivando al 2018. Ma oh, certamente sono passati degli anni, Pensavo quei tempi, ma come sarò... Il 2000. Il 2000, vedi, ci siamo arrivati. Oh. Sani. Esatto. Sani, vivi, cioè facciamo ancora tante cose. Esatto, esatto, ci godiamo la vita finché possiamo. E godiamocela, e soprattutto teniamoci visti. Teniamoci visti, come si dice, vabbè. Allora, ci siamo ascoltati prima, visto che voi andate spesso a ballare, una bella polca di Luca Bergamini, è uno che tu segui, non dico sempre, ma spesso lo segui. Spesso, seguo spesso Luca Bergamini. Perché ti piace il genere che fa? Il genere romagnolo per me... Tu ascoltavi anche suo padre? Sì, anche suo padre. E quando è arrivato questo giovane ragazzo che aveva scombussolato l'orchestra, che di liscio non ne voleva sapere niente, hai detto, boh, chissà dove andrà a finire l'orchestra di Luca Bergamini. L'avevo pensato anch'io, sai? Invece poi si è ripreso, ha cominciato a fare, tra l'altro fa anche lui delle belle cose, fa dei pezzi di Po veramente meravigliosi. No, è bravo, Bergamini è veramente bravo, poi è competente, competente. Poi sa fare di tutto, Bergamini sa fare di tutto. È un uomo tutto fare. Bene, cosa abbiamo fatto adesso? Possiamo chiamare uno zabaione? Se ci mettessimo un po' di marsala? È tipo come un pan di Spagna. Pan di Spagna, bene. Ci vuole ancora un pochettino sbattuta perché... Devi sbattere ancora un po'. Allora, facciamo una cosa. Ci sono altre orchestre che tu segui che ti piacciono, che fanno il genere romagnolo, tipo la Nuova Romagna Folk? La Nuova Romagna Folk, Comandini... Ah, ecco, a proposito di Comandini... Lui ultimamente si è messo a fare dei pezzi emiliani, quelli di Tienno e Hiller Pattacini. Tienno Pattacini, sì, veramente ha un brano bellissimo,
che è praticamente ardente. Allora lo vado a mettere su. Parlaci di questo ardente, perché è un po' difficile da ballare, no? Il ritmo è molto difficile, anche perché è molto veloce, bisogna essere allenati, infatti. Vabbè, ma anche le polche romagnole di solito sono così. Però questo ancora di più. È tosto, bisogna essere allenati. Allora io... noi riusciamo, però alla fine se uno non è allenato non ci arriva mica in fondo. Non ce la fai a fare un giro in pista qua mentre va? Ma non abbiamo le scarpe adatte. Ci si pianta, le scarpe con la gomma non vanno mica tanto bene. Sui pavimenti di ceramica, no? Allora, io adesso mi vado a cercare questa ardente, che è un pezzo che tra l'altro ho registrato proprio vicino a casa vostra un po' di tempo fa. Quella sera che voi gentilmente mi invitaste nella vostra baita di alta montagna. Esatto, e devo dire che anche quella sera insieme all'orchestra di Edmondo abbiamo passato una bellissima serata. Certo che arrivare in questa baita così lontano è roba da lupi, è vero? Ci vogliono... D'inverno come si fa, scusa? D'inverno... prendi il microfono. Vieni qua, come si fa d'inverno? D'inverno si tribola un po', però insomma ci si va, io ci vado poco, perché poi il bello è il periodo d'estate. D'inverno se viene la neve è un po' un problema. È un grosso problema se viene la neve, mi sa. Vabbè, però ci si può fare, insomma. Si può fare. Sempre che non venga un metro di neve, finché siamo 20-30 centimetri si può fare, dopo diventa molto difficile. Eccoci qua, cari amici telespettatori, di nuovo in diretta da casa di Emilio e di Nadia, li vedete impegnati nella cucina. Siamo Io sono qua. Io ho ricevuto l'invito a tagliarmi la barba, però va di moda, adesso seguirò il vostro. Se non vi piace la mia barba bianca, perché mi fa diventare. Ma dai, sotto le feste ci sta. Babbo Natale aveva la barba bianca. Infatti il pizzetto. Il pizzetto, dai. Il pizzetto. Ben curato. Il pizzetto, vabbè. Come no? No, vabbè, ma era tanto ogni tanto. Tipo alla Comandini, dai. Alla Comandini, esatto, ma lui una vita che ce l'ha. Allora. Nadia, cosa stai facendo? Vedere questo passaggio, perché così non metto il forno. Sì, fai pure, vai. Faccio questo passaggio perché finiamo di mettere la farina, lo mettiamo con un cucchiaio. Con un setaccio è meglio, con un setaccino piccolino. Perché così entra l'aria e diventa più morbido. Giusto, perfetto. Allora, abbiamo sbattuto 5 uova con un bicchiere di zucchero. E adesso mettiamo un bicchiere di farina. Anche la farina. Chi le piace nell'impasto può mettere anche un pochettino di scorza di limone, un po' di vanillina per farla crescere un po', per dargli sapore anche per fare un po' più aromatico. Più aromatico. Di aromi. Bene. Adesso quando l'ho fatto così lo dobbiamo distendere così. Cioè sotto abbiamo una specie di tappeto di rolle di mele. Sì. Vedete, tagliate proprio a sottilissime, e sopra ci mettiamo questo impasto di uova, zucchero, poi se volete la vanillina. Sì. Siamo un po' lo gialli. Stendiamo dappertutto. Lo stendiamo pari, così copriamo. Questa è un stampo un po' più grande di normale, ma va bene. Questo quanto deve stare? 20 minuti? Una ventina di minuti, sì. Dipende dal forno, perché sono forni che fanno prima. Vabbè, a quanti gradi va messo? A 200, 180. 180 gradi. Per 180 gradi per 20 minuti. Sì. Ecco, quindi ricordiamo che quello che voi state vedendo in TV in questo momento è quello che la nostra Nadia sta facendo in diretta. Ricordo, non c'è niente di registrato, quello che vedete, che noi stiamo trasmettendo, è assolutamente in diretta, quindi se avete voglia di chiamarci, se avete voglia di fare due chiacchiere con noi, lo potete fare tranquillo. Adesso mettiamo in forno? Lo mandiamo via. Lo mandiamo via, perfetto. Dove lo mettiamo in forno? Vediamo, abbiamo detto 180 gradi per 20 minuti, quindi sono le 12:26, alle 12:46, ecco, quello invece che cos'è? Diventa così. Ah, quindi che tu l'hai già preparato, perché dopo la rotoli. Perché deve stare
dai il microfono, Emilio, se no non si sente. L'ho preparato da prima perché lui, dopo che lo tira fuori dal forno, subito lo deve rotolare, lo lascia nella carta da forno, poi lo mette anche in un canovaccio e lo lascia una notte perché lui si deve raffreddare. Ah, ecco, quindi tu l'hai già preparato ieri. L'ho preparato ieri, sì, perché poi chi vuole sopra lo può decorare. Ecco, tu cosa dici? Chi vuole decorare come? Con? Si può decorare con la crema, anche con la panna montata, ma se no con albumi e sbattuto. Anche con il cioccolato si può fare. Con il cioccolato, esatto. Ma per mangiare in casa si può mangiare anche così. No, si può mangiare assolutamente. Ma se hai dei ospiti lo decori. Io ho preparato un po' di crema, adesso cerco se riesco a fare qualcosa sopra. Lo riesci a fare subito? Perché dopo... Sì, no. Sì, ma io devo preparare anche tagliatelle. Con ma c'è anche le tagliatelle. Nadia, facciamo in fretta perché qua abbiamo solo mezz'ora di tempo. Adesso io comincio a fare, perché questo lo faccio anche... Lo fai anche dopo. Allora, comincio a fare le tagliatelle. Le tagliatelle, sì. Tagliatelle, come le fai? Che sugo hai preparato? Le ho preparato, le ho fatto a casa. Le ho fatto in casa le tagliatelle. Adesso mettiamo 4 cucchiai di olio d'oliva, una padella, e mettiamo uno scalogno tagliato a fine. Sì, quindi olio, scalogno, poi? Poi quando il scalogno un pochettino si ammorbidisce, mettiamo un po' di vino bianco. Un po' di vino bianco. Lo lasciamo cuocere un pochettino solo per... Quindi non ci metti niente, pomodoro, niente? No. Olio, perché scalogno... sono un piatto molto fine, molto leggero. Ah, olio, scalogno... Un po' di vino, si è ridotto un po' il vino, si aggiungono i gamberetti, un po' di prezzemolo timo tritato, la buccia di limone e il succo di un limone. Vabbè, è curiosa questa cosa. È curiosa, le ho fatto, sono buone. Le tagliatelle, ma me le avevi già preparate magari? No, fatto tagliatelle con caffè. Ah, le tagliatelle con caffè, ho capito, adesso ricordo. Quindi queste sono le tagliatelle al limone. Quindi un altro piatto assolutamente gustoso che la nostra Nadia in diretta da Vado a Liscio ci sta preparando. Allora, un curioso vedere, insomma, le massaie, diciamo così, come voi, indaffarate nella loro cucina a preparare dei piatti particolari, perché questi sono piatti, non dico curiosi, ma sicuramente non appartengono alla nostra tradizione. Nadia viene dalla Moldavia e quindi ci porta direttamente sulle nostre tavole dei piatti che rappresentano la cultura del suo paese. Ed è bello questo perché dal punto di vista culinario io sostengo che ci sia sempre qualcosa da imparare. È giusto, no? È giusto, Emilio? Tu come sei abituato a mangiare? Cosa ti fa mangiare Nadia di solito? Ti fa da mangiare... emiliano o ti fa mangiare moldavo? Ma lei è capace anche di cucinare emiliano, assimilato alla nostra cultura, diciamo, di cucina. Pertanto io mangio piatti emiliani o piatti anche moldavi. Sentiamo moldavi. Questa telefonata. Pronto, buongiorno. Prego, ciao, parli pure. Con chi parliamo? Sono la Pia di Cervia. La Pia di Cervia. Ciao Pia, buongiorno. Dimmi pure. No, volevo innanzitutto salutare te e quei due signori che non conosco, però voglio augurare comunque un buon anno. Sì. Anche a te. E grazie. Poi voglio fare tantissimi complimenti alla signora Nadia perché è bravissima, ha preparato dei piatti splendidi. Hai visto che roba? Veramente brava. No, ecco, mentre lei prepara, vieni qua ad inquadrare questi che sono veramente meravigliosi. Ecco, guardali un po'. Guarda, questi sono veramente da cenone di alto livello dell'ultimo dell'anno. Infatti. Hai visto? Infatti, perché sono l'ultimo del... bravissimo, una cosa, complimenti. Infatti, con poche cuore, cose, vedi? Bravissimo. Con della verdura, volevo chiedere alla signora Nadia, il fiore che ha fatto in mezzo alle tartine lì. O che cosa ha fatto? Ecco, Nadia, vieni qua, prendi il microfono, in mezzo alle tartine, cosa ci hai messo? Inquadriamo le tartine. Cosa ci hai messo? Questa fiore vuole dire? Sì. Il fiore quello lì non ci può rimanere. Di cosa chiedi? Le tartine, cosa ci hai messo sopra? Questo è un fiore fatto con un poro. Un porro? Un porro? Sì. Ecco, non riuscivo a capire. Fai una pallina. Comunque complimenti, signora Nadia, bravissima.
fai una pallina di burro, poi tagli il poro così e lo avanci, è semplicissimo. Sì, sì, sei fatto un foulard quasi, cioè una roba che... Va bene. Va bene, comunque auguri a tutti e buon proseguimento. Grazie. Di trasmissione. Grazie. Ciao. Saluti alla Romagna. Sempre la Romagna Uberales, non siamo innamorati della Romagna, il punto che io l'ultimo dell'anno lo passerò in Romagna, il primo probabilmente anche, perché in piazza Gatteo, lo sai, c'è il grande evento, c'è Baccini, c'è l'extra liscio, c'è Gio Di Brutto, insomma una grande festa al pomeriggio. Allora, siccome è tardissimo, adesso diamo la linea a Bologna per la pubblicità, 3 minuti, poi andremo ad assaggiare i piatti della nostra radio, state con noi a tra poco. Bene, eccoci in diretta, cari amici telespettatori, di nuovo da casa di Emilio e Nadia. Mi segui gentilmente la Nadia, vai a vedere che cosa sta facendo, perché insomma a me interessa sapere. Nadia, descrivici quello che stai facendo. Dobbiamo salutare un'amica, mi descrivi la telefonata che è arrivata prima, Nadia? Cos'è che voleva, cos'è che aveva piacere di sapere? L'amica che ti ha telefonato prima da Cesena? E Nadia, cosa ti ha chiesto? Com'era fatto il fondo? Ecco, l'amica della telefonata di prima. No, ma ho spiegato. Ma non eravamo in diretta. Quindi ah, adesso se lo spieghi, perché magari è una domanda che interessa anche ad altre persone. È vero? Allora, sentiamo anche quest'altra telefonata allora nel frattempo. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, sono Giacomo. Giacomo, da dove ci chiami? Ah, mio amico Giacomo. Amico. Di Mille della Nadia. Ah. Voglio farti tanti auguri di buon anno a tutti, anche voi, ma in particolare loro due. Grazie. Poi dopo voglio sapere una cosa dalla Nadia. Voglio sapere dalla Nadia. Chiedilo pure, ti risponde. Dimmi. Perché ho visto che hai fatto dei bellissimi piatti, complimenti. Grazie. Però c'è un problema, grosso problema. E qual è? Che io non sento né il profumo né il sapore. Come facciamo? Io mi immaginavo cosa vuoi dire, io già ho intuito. Cioè, gli devi fare un invito. Hai intuito? sì, ma sai cosa? Che è tutto irreperibile. Ti inviteremo. Le devi fare un invito a... Sì, sei invitato ufficialmente, dai. Vabbè, mi fa piacere che ci siano comunque. Mi fa piacere che tu l'abbia immaginato. Vabbè, ma no, ti diciamo che forse quest'oggi rimarrà qualcosa, va bene? Poi magari, forse, non lo so. Può darsi. Auguri che dalla Claudia, Grazie. Auguri che dalla Claudia. Ciao, grazie alla telefonata. Ciao. Ciao. Allora, Nadia, a che punto siamo? Cosa stiamo facendo? È pronto? Queste sono le tagliatelle, adesso vi devi spiegare esattamente perché la composizione di questo, di questo piatto di tagliatelle. Le tagliatelle sono di uso comune, ma queste col limone possono rappresentare veramente una novità. Dunque, per un romagnolo che lo sente per la prima volta, stiamo parlando di ardente, questo ardente potrebbe pensare che è scritto da Ferrer Rossi, invece no. Altra telefonata, pronto, buongiorno, con chi parliamo? Sono la moglie di Lino, la mamma della novella. Volevo salutare la Severina, ciao! Ciao, com'è brava? Hai visto? Hai visto com'è brava? Ho visto, io... Severina... Sono cose che non ho mai fatto, io... Chi c'è a casa tua quest'oggi? Sei da sola con tuo marito o c'è anche qualche tua figlia? C'è qualche tua figlia oggi a casa? No, sei da solo. No, oggi no, sono state tutti questi giorni, oggi non ho nessuno, però ho visto loro che vengono a trovarci, li conosciamo bene. Vero. Ho avuto piacere, di fargli la telefonata. Hai fatto benissimo, mi fa molto piacere che tu abbia fatto. Saluta Milino e tanti auguri di buon anno. Ciao Cesarina, saluta Lino, un abbraccio. Grazie. Quando veniamo in Romagna facciamo un salto a trovarvi. Sì, ci fa piacere. Voglio fare tanti auguri di buon anno. Grazie. A voi, grazie. Anche Fulvio. Grazie Severina, è un grande piacere sentirlo. Buona giornata. Ciao. In diretta, eccolo qua, il nostro Emilio con Nadia che lavora. In diretta, stavo dicendo, da casa di Nadia ed Emilio che sta preparando
veramente delle cose deliziose, spettacolari. Adesso stiamo inquadrando queste tagliatelle perché sono curioso anche di assaggiarle. Volevo leggere il messaggio di prima, che non ho fatto in tempo perché è arrivata la pubblicità, per un romagnolo che la sente per la prima volta, questa ardente potrebbe pensare che è stato scritto da Ferrer Rossi, invece è di un Emiliano Doc come Pattacini, molto bello. Nevio da San Zaccaria, che ci augura buon anno a tutti. Caro Nevio, hai ragione, potrebbe essere stato scritto da Ferrer Rossi. Nadia, che punto sei? Aspettiamo qualche minuto che cuociono le tagliatelle. Va bene, allora noi facciamo un attimo, le tagliatelle, noi facciamo in tempo giusto a mandarci un po' di pubblicità. Ancora ricordiamo gli appuntamenti per l'ultimo dell'anno, ce ne sono tanti. Mi fa molto piacere ricordarli perché giustamente voi vi state organizzando. E poi c'è anche questo weekend molto, come dire, molto particolare, che è sabato il 30 di dicembre, domenica il 31, tanti, insomma un sacco di feste. E poi c'è anche il primo dell'anno. Pubblicità, seguite i nostri consigli. Prima però c'è una telefonata e noi giustamente diamo la precedenza alla telefonata. Pronto, chi, buongiorno, sarà? Chi sarà? Ciao, sono Enrico di Cattolica. Enrico, ciao, buona giornata. Ciao, cosa mi racconti? Buon appetito, Buon appetito, grazie, ne abbiamo bisogno, no? Dopo tutto quello che abbiamo mangiato per le feste, figurati se abbiamo bisogno di buon appetito. Però il profumo qua è squisito e non solo. Enrico, ti mando un abbraccio e tanti auguri allora. Auguri anche, buon anno ai signori lì. Grazie Enrico. Ciao. Ci vedremo da quelle parti, magari l'estate scorsa. L'estate prossima. L'estate scorsa. Ok, dai, ci vediamo. Scusate il lato. Ciao, auguri. Ciao, ciao. Buon anno. Ciao, auguri. Pubblicità tra poco. E rieccoci di nuovo in diretta, questo bel giallo, questo bel colore delle tagliatelle, quest'oggi qui a casa di Emilio e Nadia. Nadia che sta preparando, ecco, c'è un altro messaggio, adesso se dai il microfono a Nadia, ancora lo richiedono. Franca da Pianoro, qui siamo a Bologna, potresti ripetere la ricetta del rotolo? Grazie e complimenti, tanti auguri di buone feste. Nadia, ripetiamo la ricetta del rotolo. Prima di tutto voglio fare vedere come si Esatto, esatto. Perché lui deve essere volente quando lo rotoli. Deve essere bollente. Volente, sì, subito, perché dopo non lo riesce a farsi rompere. Dopo si rompe, hai ragione. Allora, vediamo un po'. Tirato fuori. Facciamo questa operazione. Ecco. Mi è venuto così. Adesso lo copri, metti un pezzo di carta da forno. Un canovaccio, perché si gira meglio. E lo giri. È perfetto, vediamo un po'. Adesso devi stare attento perché è un po' bollente. Come fai a tirar via il. Cosa? La piastra del forno? È bollente, ma tu la prendi in mano. Va bene, non è bollente, No, Paura di bruciare, no, vabbè, ho capito. Una donna bionica. Una donna bionica. Allora, vediamo questo con la preparazione del rotolo. Così. Tu continua, vai avanti, che intanto sentiamo chi ci vuole telefonare. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? La carta. Vedi? Buongiorno, volevo sapere quella signora che sta facendo le tagliatelle. Sono tagliatelle fatte in casa? Sì. Le ho fatte io ieri sera, sì. Sì. Beh, voglio dire io, che ha fatto con farina e uova? Ho fatto farina di semola, fare due tipi di farina e le uova. Uova e gialle. Ma quanto le cuoce? Quanto dura cucinarle? Adesso sono da scolare e mettere. Perché? Fanno vedere che sono là che bollano, sarà 10 minuti. Guarda signora, io le dico la verità, io la cottura, c'è chi le piace più al dente. Io lo lascio un po' di meno. Cioè, Emilio gli piace un po' più cotta. Dipende dal gusto. Io lo sento ogni tanto. Vabbè, ma quanto ce ne lasci? Perché noi le tagliatelle fatte in casa, perché sono una vera romagnola anch'io. E di tagliatelle ne faccio parecchie. Se ne intende, domani se ne intende. Vedo che là sono là che bollono da tanto. Perché io le ho fatto, mi piacciono un po' più spesse. Le ho fatte un po' più. Quindi devono quando sono sottili, li metti e li tiri via. Quando sono più grosse ci metto. Sono un po' più grosse. Le già tirate via? Secondo me dopo va giù di cottura. Ma sai, lì dipende dallo spessore, ovviamente dipende dallo spessore della tagliatella, più è grossa più ci vuole. Sì, ma tagliatella fatta in casa, con lo spessore un po' sostenuto, non vogliono così tanto. Ma guarda, anch'io sono d'accordo perché a me piacciono il dente, adesso sentiremo il grado di cottura che ha usato la nostra Nadia, ok? Se le deve mangiare mio genero, mio nipote, non le mangiano di sicuro. Perché sono troppo cotte, tu dici, Adesso le sentirò, poi ti dirò io se sono cotte o no, ok?
Ciao. Ha riattaccato. Vabbè. Allora, Nadia, no, in effetti anch'io sono del parere. Adesso a Emilio piacciono magari un po' cotte, devo dire che io qualunque tipo di pasta assolutamente al dente. Secondo me è necessario effettuare una leggera pressione con i denti per spezzare la pasta, poi magari adesso mi sbaglierò e guarderò che cosa ha realizzato Nadia, che sta scolando le tagliatelle, le mette in questo sugo fatto di, ripetiamolo ancora, ho messo uno scalogno, 4 cucchiai d'olio e le code di gamberetti. Adesso che l'ho mescolato, aggiungo un po' di prezzemolo tritato e un po' di timo. Sì. Ricordo che tutto questo è in diretta, siamo in diretta. Il limone. Siamo venuti direttamente a trasmettere da casa di Emilio Nadi. Il limone, ci grattugi la scorza, giusto? Sì. Questo è una preparazione. Cioè, questo è un tipo di piatto che va in Moldavia? Dimmi. Anche italiano. Anche italiano. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Sono una signora di Pesaro. Da Pesaro, ciao, buongiorno, dimmi pure. Io voglio fare tanti auguri a Fulvio, a tutti, perché quando ero in Romagna, sono stata 20 anni in Romagna, sono stata così bene, conosco molte orchestre, perciò la vostra trasmissione la vedo da qui a Pesaro, sono contentissima, però per adesso sono Pesaro, non sono più in Romagna. Vabbè, Pesaro comunque. E voglio fare tanti auguri e ora vi seguo sempre anche in televisione, perché mi siete rimasti nel cuore. Bene, mi fa molto piacere, però devo dire che Pesaro è proprio ai confini, quindi con la Romagna, quindi non è che se poi gusti e abitudini non sono... Adesso io non sono più una bambina, non posso venire là in Romagna. In ogni modo, se qualche amico della Romagna segue la vostra trasmissione, ma ce ne faccio sono tanti saluti, ce ne sono tanti. Ci seguono da tutta Emilia Romagna sul canale 110 e delle Marche sul canale 19, quindi... Infatti sono sul canale 19 che è esatto. Quindi mandiamo un saluto. Io adesso invece mi permetto di mandare un saluto e fare tanti auguri a tutti gli amici che da qualche mese ci seguono sul canale 19 delle Marche. Grazie comunque per tutte. Io faccio pubblicità per farmi dire guarda che sul 19 c'è la Romagna. Benissimo, c'è nuova rete, c'è vado a Liscio tutti i giorni dalle 11:30 alle 13. Ok? E l'ho visto. Ciao, grazie, ciao. Allora seguiamo questa preparazione, la preparazione del rotolo. Vai, ecco come lo facciamo. Grazie, sì, adesso seguiamo. Grazie, ciao, ciao. Grazie, ciao, ecco, allora ci facciamo proprio veramente un rotolo. Ecco, guarda come brava Nadia, bravissima. Eravamo rimasti, però cosa ci hai messo per fare questo rotolo? Hai preparato una base di mele. Per un rotolo così ci vanno 5 mele golden. 5 mele. Perché loro cuociono. E le tagli a. Le ho tritate proprio. Le tritate. Sullo stampo è importante, molto importante, la carta da forno ungerla con l'uovo, con l'olio, perché così si stacca meglio quando lo giri. Sì. Poi una ciotola ho sbattuto 5 uova con un bicchiere di zucchero. Quando è sbattuto bene, che già è molto denso. Con un cucchiaio si mescola anche un bicchiere di farina. Bene. Lo metti sopra le mele. Il risultato è questo. Avete visto che in qualche minuto già è pronto. Sì, è già pronto. Poi va lasciato in... Sì, lo rotoliamo così, poi io lo metto anche in una canavaccia così, perché così lo giro. E lo lascio così fino a quando sarà fredda. Poi il risultato è questo. Perfetto, le tagliatelle invece, perché dopo dobbiamo andare a vedere, cioè perché oggi ho preparato veramente un menù, è un cenone da ultimo dell'anno questo. Sono così. Ecco, allora, ecco, molto belle, tagliatelle, posso sentire se ha ragione la nostra amica a dire che sono... Queste tagliatelle a piacere, eh? A piacere queste tagliatelle quando già nel piatto, chi vuole si può aggiungere un po' di succo o un po' di... c'è il piatto che ho messo. Ne sento una per capire se questa signora dice che erano al dente o no. Sono al dente. Sì. Mi sa che quella è giusta. Sì, uno non si immagina di sentire questo forte sapore di limone in una tagliatella. Magari lo può sentire in un'insalata di mare.
Però adesso voglio sentirla anche con un gamberetto. Sai che io sono goloso, prendono il gusto del gamberetto al limone e prezzemolo. Notevole, col gamberetto è suo. Devo farti i complimenti, bravissima, buonissima. Andiamo a sentire anche cosa succede da queste parti, se tu mi spieghi, perché visto che siamo in chiusura, ancora come hai preparato, abbiamo visto le tagliatelle, abbiamo... Volevo fare anche un augurio a tutto il mondo. Ecco, fallo. Allora, te lo guardo alla camera e fai l'augurio. Io ho scritto qualche parola, perché so che la vita è molto dura, è molto complicata. Voleva dire che la vita... Ma cosa è la vita? E la vita è, Fulvio, è come salire su un treno e fare un lunghissimo viaggio. Ad un certo punto incontri anche i tuoi genitori e pensi che saranno sempre accanto a accompagnarti nel questo lungo viaggio. Invece, purtroppo, a una certa fermata, a un certo punto loro scendono e noi dobbiamo continuare il nostro viaggio da soli. Saliranno tante persone nel treno, i nostri amici, i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri amori della vita. Questo sarà un viaggio pieno di incontri e di allontananze. Tanti di queste persone scenderanno e lasceranno nel nostro cuore un dolore, un freddo, un buio. Invece di altre persone neanche non te ne accorgi che ti mancano. Poi il segreto di questo viaggio è che noi dobbiamo con tutti rimanere in buoni rapporti. Il mistero di questo viaggio è che nessuno non sa quando e a che fermata dobbiamo scendere. Per questo noi dobbiamo vivere, fare solo delle cose belle, perché quando verrà tempo di scendere dal treno, nel nostro posto dovranno rimanere solo delle cose belle. E io vorrei augurare a tutto il mondo che il loro viaggio sarà sempre, ogni giorno per giorno, più sereno, più pieno di amore e di felicità, e che i loro bagagli siano sempre pieni di felicità, di bontà, e dimenticare di tutto odio, di tutte le cose brutte. Questo è un vero discorso che viene dal cuore di una donna, di una persona come tutti voi. Ed è quello che è l'augurio che va fatto, credo sia quello più sincero. Non c'è niente dietro, non c'è nessun interesse particolare, come magari qualcuno vi potrà far credere. Questo è un augurio sincero, lo condivido pienamente. Ti ringrazio, Nadia, per aver fatto questo discorso di fine anno, veramente notevole e strepitoso. Ti do un bacio e ti auguro un bellissimo 2018. Io non so che ore sono, ma credo che fra qualche minuto dovremo lasciarvi, giusto il tempo. Mi fai sentire un po' di Babbo Natale? Questo sarà un assaggio, perché io devo fare l'assaggio di Babbo Natale. Mentre tu mi dici com'è stato fatto questo Babbo Natale, dillo pure. Ho tritato un strato di patate, poi ho messo un pochettino di maionese, poi ho messo barbabietola, un altro un po' di maionese, poi ho messo della carne affumicata, tagliata a dadini, un po' di noci. Ottimo. Invece le tartine, che ce l'avevano anche chiesto, sono tartine con un po' di tutto. Sì, diverse. Queste sono con il questo patè. Questo è porro, comunque. Questo è porro, sì. Mi sarebbe piaciuto vederti farlo, perché è bello anche prepararlo. Peperoni... Questi si possono usare come pizzimonio e poi ancora questo, che è tipico, insomma, poi della tua cucina fare questo tipo di insalata. Sì, queste sono tipiche. Siamo stati in diretta, adesso diamo la linea subito alla nostra regia perché è tardissimo. Vieni qua, Emilio. Io ringrazio innanzitutto Dino Valdesalici, compagno di viaggio in questi giovedì in esterna. Dino, sei sempre un grande, e soprattutto ringrazio Emilio e Nadia che oggi ci hanno ospitato a casa loro e ci hanno fatto vedere dei deliziosi manicaretti. Noi ci vedremo domani, sempre alle 11.30, in diretta nel nostro studio. Oggi eravamo in diretta a casa di Emilio e Nadia, che ringrazio. È stato un grande piacere stare a casa vostra. Anche per noi, un piacere averti. Auguri di buon anno a tutti, conoscenti. Buona giornata, ci vediamo domani, grazie per essere stati con noi, linea alla regia, ciao a tutti.